Salve a tutti, buongiorno, benvenuti a questo decimo appuntamento. Allora abbiamo visto un pochino i colpi d'arco, abbiamo visto la condotta dell'arco, la distribuzione dei pesi dell'arco. Adesso andiamo ad applicare un pochino di queste cose in una scala che è la scala di Do maggiore, diciamo che tra virgolette quella un pochino più semplice, con l'utilizzo in questo caso delle corde vuote, tranquillamente, la rendiamo abbastanza fattibile. Quindi adesso vediamo l'applicazione di questi colpi d'arco in questa scala. Fermo restando che per alcuni il limite sarà la seconda ottava piuttosto che la terza, chi può andare avanti, chiaramente, andrà avanti, farà anche la quarta ottava tranquillamente. Non ci sono limiti. Io mi fermo perché chiaramente mi rivolgo in maniera particolare ai neo-violoncellisti. Ma è chiaro che questo lavoro è un lavoro che, trasmesso a chi è più avanti con gli studi, con il corso di studi, e quindi applicato alle proprie chiaramente conoscenze e capacità, si può tranquillamente fare. Non è limitativo e non è indirizzato solo a, perché la scala la facciamo tutti i giorni, l'arco lentamente sulle corde lo passiamo tutti i giorni, ma non solo io, anche chi è molto più grande di me, a livello non di età, ma parlo proprio di fama internazionale, comunque studia tutti i giorni le scale con le note lunghe, eccetera. È un modo comunque di tenersi sempre allenati su tutto, perché ripeto, con l'andare del tempo è facilissimo dover utilizzare tutto l'arco ed avere veramente... L'arco non basta mai. Mettetevi in testa questo, se fosse un arco più lungo saremmo tutti molto più contenti, ma dobbiamo essere capaci di utilizzare quello che abbiamo e nel miglior modo possibile. Quindi, torniamo a noi. Metronomo. Metronomo a 50 e parliamo del legato. Partiamo dal legato. Quindi, scala di Do maggiore, per adesso facciamo 4 note per arcata, quindi 4 quarti, 1, 2, 3, 4. Adesso, nella stessa arcata, anziché mettere 4 note, ne mettiamo 8. Ne mettiamo 8 e ogni volta andiamo a ribattere il Do, in questo modo qua. Chiaro? E abbiamo fatto 8 note per arcata. Adesso, ripeto, chi vuole andare su, chi può andare su, vada su tranquillamente. Aggiungere un'ottava non costa nulla, anzi, vi aiuta e vi abitua.
Adesso andiamo a vedere il famoso détaché. Il détaché, semplicissimo, in teoria. Adesso dov'è la difficoltà e che cosa dobbiamo notare? Non so se avete notato, prima di tutto, quando io salgo o torno indietro, non sposto mai la mano. Ad esempio, fa sol, metto il primo dito e poi alzo. Metto il primo dito. Che ripeto e non smetterò mai di ripeterlo, il violoncello è fatto di punti di riferimento. Per cui se noi andiamo ad alzare la mano ogni volta, quindi dobbiamo essere fortunati a prendere quel mi intonato. Ma se noi la mano la mettiamo intonata fin dalla prima nota e non la alziamo, chiaramente ci aiuta a tenere sempre la mano a posto. La stessa cosa quando si scende. Sì, il mio quarto dito è già sul sol, vedete? Io suono il la, ma il dito è sul sol. Ed è sul do. Quindi è un modo di tenere la mano a posto. Quindi quando suoniamo facciamoci caso, ok? Bene, adesso andiamo a vedere il tratteggiato, quello con il trattino, che se lo andiamo a fare sciolto diventa... Chiaro? Lo applichiamo alla scala di Do maggiore, non la faccio tutta, ma è... Dobbiamo lasciare lo spazio, non dobbiamo sentire frusci, non dobbiamo sentire nulla, deve essere tutto molto molto matematico, molto molto preciso. La stessa cosa se lo andiamo a fare in una arcata, in una legatura di fraseggio, di portamento, come diciamo noi arcata. È la stessa cosa. Qua dobbiamo dividere bene l'arco come l'abbiamo diviso nel legato. Avete visto che nel legato va usato tutto l'arco, non è che ci fermiamo a metà e poi torniamo indietro, no. Legata a 4 sono 1, 2, 3, 4. Legata ad 8 diventano 4 e 4. Quindi è una suddivisione che va fatta dell'arco, quindi guardatelo mentre suonate e cercate mentalmente di suddividerlo. Ok? Adesso facciamo la prova di questo tratteggiato legato. Chiaro? Quindi attenzione anche in questo caso a non tralasciare frusci o cose del genere, blocchiamo l'arco. Anche se sembra una cosa rude, una cosa brutta, facciamolo, non c'è problema. Con il tempo riusciremo a migliorare il suono e a migliorare le cose. Idem se sopra la nota troviamo il puntino. E allora diventa...
basso è più difficile utilizzare tutto l'arco, perché la nota è veramente corta. Quello che noi andiamo a fare è un pizzico, come dico sempre, sulla corda. Però impegniamoci a farlo. Vedrete che poi piano piano verrà tutto molto meglio. Anche perché da qui nasce il picchettato, che è un altro colpo d'arco, che è quello... Chiaro, è un giochino che andremo a fare poi più avanti, molto molto tranquillamente. Quindi abbiamo visto tutto questo, adesso l'unica che manca è la nota con il punto, come abbiamo visto ieri, la metà, il punto di equilibrio dell'arco, e lì andiamo a fare questo balzatino leggero. Quando vi sentite sicuri, ad esempio 60, e quindi piano piano andate a portare su il tempo, andate a velocizzare queste cose. Mi raccomando, suddivisione dell'arco, prendete la scala di Do, diciamo che tra virgolette, ripeto, è la più semplice, ma come diceva il mio maestro, non è semplice neanche la scala di Do maggiore. Cerchiamo piano piano di ottenere chiaramente quello che ci occorre per essere sempre più bravi. Ci vediamo alla prossima. Un bacio, un abbraccio e come sempre buono studio. Ciao.